Fine d'anno con il veleno e con la polemica per il Foggia del patron canonico, pomo della discordia. Questa volta la scelta del prefetto di Foggia, su chiara indicazione del questore, di tenere chiuse le porte dello stadio Zaccheria in occasione del derby del prossimo 6 gennaio contro il Taranto, prima apparizione del 2024 in casa rossonera. Una sfida sentitissima a queste latitudini, l'ennesima della stagione che Garattoni e compagni dovranno affrontare senza il sostegno della loro gente dalla propria. Alla base della protesta messa su dal club tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale, tanto un discorso legato alle motivazioni del verdetto emesso, quanto un altro relativo alle conseguenze dello stesso. Si critica in particolar modo, quanto al primo punto, l'appellarsi al momento tecnico delicato della squadra a livello sportivo. Si fa lo stesso, quanto al secondo punto invece, citando la posizione di quei tifosi titolari di abbonamento che si vedranno negare per l'ennesima volta il diritto di accedere allo Zaccheria senza avere una colpa diretta. Giusto però ricordare le premesse che hanno portato a una simile decisione della pubblica amministrazione. Un girone fa, nel derby d'andata dello stadio Iacovone, i tifosi foggiani si resero protagonisti in negativo, causando l'incendio di parte dell'impianto sportivo tarantino, incendio che poi avrebbe reso lo stesso inagibile per diverse settimane. Successivamente a ciò, in epoca più recente, da ricordare anche i fattacci di Caserta che avevano causato la chiusura delle porte dello Zaccheria per le successive sfide con Potenza e Montelosi Tuscia. Insomma, non esattamente accadimenti da nulla, anche se resta chiara l'impressione di una soluzione che va a punire la collettività per responsabilità che in fin dei conti dovrebbero invece appartenere a singoli elementi. Niente spettacolo sugli spalti. Foggia-Taranto sarà un derby monco.